108 opere che raccontano un percorso dal 1956 fino al 1985, quello che è un po' il lavoro, i lavori più rappresentativi di Andy Warhol. Una mostra di straordinaria qualità, diciamo che è la seconda e la terza mostra più importante mai realizzata in Italia in termini di pezzi unici. Abbiamo convinto il collezionista Rosini Gutmann a investire su questa città che è la capitale del barocco, che è cresciuta in maniera esponenziale, ha un fortissimo awareness, ha un pubblico internazionale e per cui reputiamo che, tra parentesi, questa è una città che potrebbe candidarsi tranquillamente nel giro di un paio d'anni a capitale della cultura. Tra parentesi abbiamo nei weekend l'orario prolungato dalle 10 del mattino alle 24 per dare la possibilità a chi viene a Noto di poter venire a vedere la mostra anche dopo cena o prima di cena. Nel mese di giugno, dal 1° di giugno fino alla fine della mostra, tutti i giorni, 7 su 7, sarà dalle 10 alle 24. Questa è diciamo, una mostra che ripercorre una vera e propria antologica di Warhol, ripercorre tutta la sua esperienza, dagli anni 50 alla fine. Abbiamo fatto tutto un percorso in cui, che si sviluppa appunto dai bozzetti degli anni 50, quando lui era ancora grafico. Per cui era un grafico pubblicitario, aveva anche una sua società che fonda New York a metà degli anni 50 e per cui abbiamo 20 bozzetti, 20 bozzetti, disegni legati appunto a questo suo aspetto pubblicitario. Poi arriviamo alla prima serigrafia, anche già prima inizia con le serigrafie, ma all'inizio degli anni 60 con i Flower e le Campbell soprattutto realizza le prime serigrafie come opere d'arte. La prima mostra è appunto quella sui Campbell, sono 30 serigrafie che rappresentano la Campbell, ma tutte uguali, identiche, come fosse appunto un prodotto di merce, di consumo. Così arriviamo, diciamo, per cui abbiamo detto i Flower, Campbell, per poi arrivare al periodo dei ritratti, appunto la Marilyn, abbiamo Mao, Liz Taylor, Liza Minnelli, per arrivare a quelle che sono 10 serigrafie molto importanti, si chiamano Ladies and Gentlemen, sono delle serigrafie legate all'ultimo periodo di Warhol, in cui lui rappresenta delle drag queen, per poi passare e finire, diciamo, con la sedia elettrica, con gli ultimi lavori, e finiamo la mostra con diciamo, l'invito al suo funerale che abbiamo. Che la fondazione fece, era un invito con una serigrafia, ovviamente non firmata. Anno dopo anno abbiamo fatto iniziative di qualità inferiori perché dovevamo crescere nell'organizzazione, dovevamo umilmente approcciarci a fenomeni di grandi città e oggi abbiamo il coronamento di un'iniziativa che è quella che abbiamo inaugurato questa sera, che apre un'ulteriore grande prospettiva futura in cui le grandi mostre, i grandi artisti possono essere noto. Alla fine di questi processi o durante questi processi è necessario guardare i numeri. E quando...